Eccoci di nuovo sul nostro divano. Sì. Eccoci qua, tutti e due con il libro in mano. Sì. Un po' di che parleremo. Oggi parliamo di poesia. Sì, abbiamo l'angolo del poeta oggi. In realtà è stato un incontro casuale con un ragazzo che fa tutt'altro nella vita. Però siccome è amico di un altro artista che è già stato nostro ospite, me l'ha segnalato e la sua storia è abbastanza particolare, perché appunto proviene da studi tecnici, fa tutt'altro nella vita perché segue un'azienda agricola di famiglia, e però ti sei scoperto pittore. Lui è poeta, sì, volevo fare niente. Poeta. Oh, a parte, c'è anche un pittore? No, pittore no, però in certi casi poeta magari è anche un po' di scrittore, un po' sì. Bravo, delle immagini. Finge con le parole. Leonardo Manetti, peraltro viene anche da un po' fuori zona, perché te vieni da Greve e Chianti. Sì. Ecco, quindi insomma. E, hai pubblicato nel 2013 questo, Schianti, che curiosamente abbiamo scoperto essere legato al tema di cui parlavamo prima, e nel quest'anno questo gli occhi interiori, una raccolta di poesie. Ecco, ora io ho fatto la premessa, ora te spiegaci tutti i tasselli. La domanda si può fare, ma come te hai un'azienda agricola, quindi insomma fai un'attività, sei enologo, quindi un'attività che proprio non c'entra nulla, o forse c'entra? Sì, alla fine un po' la poesia è molto legata al vino, alla natura, addirittura c'erano delle citazioni che dicevano che per creare un vino bisognava essere dei poeti. Ah, vedi? Quindi io ho preso in parola questa cosa e l'ho messa in pratica. Siccome volevo fare il vino buono, ho detto aspetta. E l'ho messa in pratica. Poi il contatto continuo con la natura magari aiuta, anche il silenzio aiuta un po' le parole a venire fuori. Ecco, però io mi sentivo particolarmente legato al tema precedente, perché appunto il primo libro nasce da un incidente stradale, che è quello che forse mi ha dato la svolta anche per diventare un poeta e soprattutto per far uscire le poesie dal cassetto. Perché comunque te hai sempre scritto. Sì. Quindi è una passione che ti porti dall'adolescenza, però quando sei adolescente ci si vergogna. Certo, si tengono ben nascosti. Poi magari sei demaschetto ancora di più. Sì. E quindi... Però appunto forse proprio l'incidente stradale a me mi ha dato questa forza e questo coraggio che prima non avevo. Però perché è stato un incidente pericoloso. Abbastanza grave. Grave, sì. Ecco. Però a me è andata bene, però nel percorso ospedaliero, ma anche nel percorso riabilitativo, ho conosciuto comunque delle esperienze di ragazzi a cui non è andata bene come me. Quindi lo sento profondamente questo tema. E nasce Schianti, sì, che è un gioco di parole tra l'incidente stradale, il fatto che ti sia successo nelle tue zone. Sì. E poi ci spiegavi che ci ha infilato anche la delusione d'amore. Sì, che alla fine sembrano due eventi molto lontani, però per certi aspetti alla fine erano vicini, comunque erano due dolori. Due schianti. Erano due schianti, appunto. E su di che cosa parlano? A parte l'abbiamo forse detto, di natura, di... Sì, non lo so. Le poesie di questo libro parlano appunto dell'incidente stradale, altre sull'amore e poi tutto... Come si fa a scrivere una poesia sull'incidente stradale? Si può leggere una poesia sull'incidente stradale? Perché magari in quei momenti è proprio nel dolore a volte che le parole prendono il sopravvento. Qual è? Ce la scegli una? Sì? Bene. Vai, sceglila. Vediamo, no? Perché effettivamente mi incuriosisce, ecco, perché... Posso? Sì, no, prego. Devi, vai. Attesa. Il soffitto alla mia finestra, bianco il mio paesaggio, rassegnato all'evento, disteso nel letto. Il boato del giorno crea armonia, pigri e riservati suoni. Il silenzio del tramonto agita gli umori, cenni fastidiosi, imponenti. Visioni assalgono la mente, la lotta per fuggire, rapito il mio corpo, viaggia verso l'alba. Corde di una chitarra, le ore amplificate, il canto del gallo libera l'angoscia. Fragile, pura, a piccoli colpi, tiepidi brividi mi avvolgono, occhi dispiaciuti e teneri incoraggiano la mia vista. Una parola conforta, guardi nell'oscurità, un triste calendario scandisce giorni di attesa. Un lume abbaglia il mio volto, la paura si affaccia maestosa, un posto accogliente e sincero, salvagente senza timore.
Ma bello. Hai visto? Si può scrivere una poesia su un incidente. Ci sei stata molto in quel letto con quel soffitto bianco sopra? Sì. Diversi mesi. Ah, diversi mesi, sì. Addirittura. Capisco. E poi quello? Dopo si va a questo, gli occhi interiori. Questa invece è una cosa totalmente diversa. Qua una svolta, diversa. Qui si cambia. Sì. È un po' una ricerca di una mia identità poetica come autore, questa. Questo libro qui nasce perché non avevi esaurito la tua vena artistica o perché ti sei accorto che questo è piaciuto e quindi hai detto aspetta un attimo, ma io le so scrivere le poesie e piacciono anche, ne faccio un altro. Sì, è andata un po' così, poi alla fine le cose ci prende un po' gusto, vinci i miei concorsi, i premi, allora... Ecco, per l'appunto questo libro, Gli occhi interiori, è un libro premiato di recente, so che vai a breve a ritirare un premio. Sì, è arrivato sesto a un premio a Milano, il concorso Emozioni Poeti, organizzato appunto da Ottima Edizioni. Quindi ora il 16 marzo vado su a Milano a ritirare il premio. Quindi questo è stimolante, il fatto di... Senti, leggiamo una poesia anche di qua. Poi ti devo fare una domanda. Ecco, sì, leggiamo questa. Vieni, tieni, leggi la fede. Certo, io non ci vedo, non ho gli occhiali, per cui non mi ci provo neanche. Lo scrittore. Scivola una matita, percorrendo la Lilian tratteggiata, sul foglio a tinta unita. Scorre tortuosa l'acqua, cullata da dondolii di tempestose gocce penetranti, erbe danzanti veloci, foglie spezzate dal vortice su pezzi di carta disciolti. Un tintinnio sveglia una bandiera solenne e gonfie sfere si liberano. Pozzi di lettere, stagni di virgole, luoghi di punti. Tenui battiti cancellati, luoghi passi lenti, musiche melodiche incise, pagine scritte illustrate, numeri piccoli che si inseguono, in libri raccolti che dormono. Bene. Ecco, te hai avuto qualcuno che ti ha un po' guidato o ti sei affinato da solo, hai limato, sei aggiustato, autodidatta? Sì, autodidatta. Sì. Ah, ecco. Ma si può insegnare la poesia? Ma su questo ci sono un po' di... Ecco. Cioè, ci sono magari anche corsi di scrittura creativa, infatti. E così, però io penso che è una cosa un po' naturale, cioè alla fine è una... Rispetto ad altre arti, tipo io faccio anche teatro, che magari c'è bisogno di affinarsi, però sulla poesia io la sento un po' una cosa più... così che viene un po' dal cuore. Ma si scrivono poesie solo quando ci sono degli eventi tristi o si scrive anche quando siamo allegri? No, io ho l'idea della poesia... Del poeta che ti viene in mente triste? Sì. No, ma infatti un po' c'è questa idea generale di poeta malinconico, ma non è così. Anzi, spesso il poeta è un amante proprio della vita. Ma poi figurati se da greve in chianti con le bellezze triste, di cui è circondato si può svegliare triste uno la mattina. A volte sì. Così. Sì, ho capito, ma il posto bello aiuta, eh? Il posto bello quando uno apre la finestra e vede quelle meraviglie, insomma, forse un po' dal cuore qualcosa esce. No, infatti questo libro dice anche che comunque parla anche di inquietudini e tormenti, sono un po' quelle cose che gli animi sensibili legati un po' agli artisti in generale comunque le hanno. Certo. Dove si può trovare il libro? Ah, i libri si trovano ordinandoli nelle librerie, poi online alle case editrici appunto l'hanno pubblicato. Sì, ormai online. E questo fine settimana saranno presenti al Modena Book Festival. Allo stand degli scrittori emergenti, quindi anche te alle vai, fiere, ma vai, sarai presente. No, saranno presenti loro. Ha solo i libri senza lo scrittore libri. Emergente. Peraltro, te con le parole, cioè ci lavori, c'hai anche un blog, quindi non è che le usi solo per la poesia. E allora diamo tutti gli indirizzi, chi ti vuole conoscere. Nel blog che ci metti? Il blog, appunto, è nato per far promuovere un po' la poesia e anche per il ricordo dei poeti contadini. Che per rispolverare le loro poesie spesso vengono dimenticate nei libri. Quindi non solo per dar spazio alle mie poesie, ma anche al passato. Senti, ma c'è stato un poeta, quando si va a scuola, per forza ci fanno leggere anche, ma in un imparare. Periodo della vita che magari uno non ci pensa, dice la poesia che barba, ma insomma a scuola si leggono poeti. C'è qualcuno che ti aveva ispirato e per cui ci ricorri con la mente, magari te lo senti più affine? Sinceramente a scuola no,
ecco, è nato successiva questa cosa. Ecco, sì, ecco. Sono molto legato a Neruda. A scuola si legge poco. Però sinceramente le cose a scuola forse quindi, erano un po' forzate. Ecco, infatti, sì. In genere quello, in genere a scuola si prende le distanze, sì, dalla poesia, no? Invece poi da tante cose si prendono le distanze a scuola. È nata dopo, bene, sì. Ecco, va bene. Allora mi divertivo a scrivere piccoli pensieri, anche nel periodo della scuola, però non ero un bravo... Sì. Progetti futuri? Progetti... Ma tipo prosa? Mai? Ho provato a scrivere dei racconti, così, però aspettiamo. Vediamo, vediamo di affinarli. Ecco, e allora, noi ti auguriamo di essere... come dire, di avere una vena inesauribile, e quindi, perché insomma sulla poesia bisogna anche forse, come dire, avere, alimentare questa, la vena creativa, ecco, non lo so, perché a un certo punto che si racconta. Sì. Ma alla fine, cioè, qualsiasi fatto, qualsiasi circostanza, ecco, alla fine si può mettere. Bisogna essere sensibili nei confronti della vita, sì, e cogliere, sì, quello che la vita propone. Insomma. Infatti appunto anche il blog era nato anche da un'idea che comunque la poesia è anche intorno a noi. Ecco. La poesia è anche un po', non è solo le parole in verso, ma può essere un paesaggio, può essere... È vero. E noi magari a volte ci sta davanti e non ci se ne accorge, presi dalla frenesia... Sì. Diamo un po' gli indirizzi del tuo blog, che cercando Leonardo Manetti lo troviamo. No, il blog si chiama Chianti Poesia. Chianti Poesia, ecco. Chianti Poesia, infatti già il Chianti è una poesia di per sé. Infatti, sì, poi magari, sì, ma un po' tutti i luoghi in Italia sono un po' poesia. Ah sì, Toscana, va bene, ma insomma la Toscana, sì, ha un po' la certo Toscana fascino. In particolar modo. Sì. Io appunto vivo nel Chianti, ho messo il Chianti. Sì. Chianti Poesia, oppure cercate Leonardo Manetti e quindi i suoi libri li trovate. Senti, questa copertina te l'ha fatta Alessandro Matta, che è stato qui da noi forse due o tre settimane fa. Sì. È lui che ci ha messo in contatto, perché c'è sta solidarietà tra artisti, si segnalano a vicenda, quindi complimenti. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.